cari amici, ben ritrovati a una nuova puntata della Forza delle Idee. Quest'oggi abbiamo qui in studio con noi Aldo Rabino, lui è titolare della storica gioielleria cuneese Rabino, che ringrazio insomma per aver accettato il nostro invito e quindi per essere qui con noi questa sera. Grazie. Buonasera, grazie Aldo. Buonasera. Buonasera a tutti. Siccome la vostra gioielleria è una gioielleria che ha oltre 100 anni, ci racconti un po' di storia? Ma certo, volentieri. In effetti quest'anno è il 125esimo compleanno, quindi ormai siamo vecchi nel senso buono. E l'attività è nata proprio in Cuneo, nella vecchia via Roma, con il mio bisnonno. E lui era molto molto bravo nel fare le incisioni, nel lavorare i metalli. Capendo questa arte, decise di produrre le sue linee di gioielleria, che tutt'oggi ereditiamo noi, perché comunque nel nostro laboratorio di Valenza realizziamo ancora le cose tutte a mano, come all'epoca. Sono sempre tutte personalizzazioni, tutte cose che studiamo sia per, diciamo, la nostra clientela che desideri qualcosa di unico, sia per dare delle linee di idee a persone che magari invece certo non hanno la propria inventiva. Devo dire che punto forse d'orgoglio della gioielleria è la ricerca delle pietre preziose. I nostri diamanti sono molto famosi ormai non solo più in Piemonte, perché è mio fiore all'occhiello andare a cercare le più belle pietre, selezionarle, essere meticoloso nel portare a casa le più rare e le più espressive. Quindi tu giri parecchio proprio per cercare? Beh, sì, solitamente più che girare nel mondo io mi baso a Anversa e lì faccio le selezioni. Noi abbiamo proprio un nostro fornitore con cui quest'anno abbiamo compiuto 100 anni di collaborazione. E questo quindi era già fornitore di tuo nonno? Sì, del bisnonno addirittura. Del bisnonno? Ma la cosa importante di questo è che possiamo garantire al prezzo corretto i più bei diamanti del mondo, perché non è solo la bellezza che conta, ma anche il prezzo corretto a cui si acquistano. Certo, un rapporto qualità-prezzo, sì, in questo caso. Sì. E mio scopo è anche quello di creare però gioielli molto belli e molto portabili, che siano cose che non vadano mai fuori moda, qualcosa che sia sempre bello anche dopo 50-70 anni di vita. Certo, quindi lo stile un po' più classico, no? Quello che è un po' come per i vestiti, no? Quello che va sempre bene nonostante le mode cambiano, le mode passano, ma quello è un must. Esatto, esatto. E i nostri must poi a me piace dire che li riconosco, perché appunto andiamo ancora a chiudere a mano certi processi produttivi su bozzetti che hanno ormai centinaia d'anni, poi li abbiamo sempre modernizzati, certo, perché anche noi cerchiamo di migliorarli, renderli più robusti, un pochettino magari più accattivanti se ci si rende conto che poi sono un po' passati, anche le nostre linee passano di moda delle volte. Certo. E quindi cerchiamo sempre di rinnovarci comunque nello stile, mantenendo però sempre la nostra riconoscibilità. Assolutamente, che poi è quella che vi premia, no? Ah sì, assolutamente. Nel tempo. Assolutamente. Nel tempo. È proprio questo il bello. Io quando dico ai miei tecnici continuate a lavorare a mano, continuate a fare questo, perché non ci sono più molti laboratori che mantengono questo tipo di attività. Ormai si cerca di standardizzare per sveltire e per abbassare i costi di produzione. Noi cerchiamo sempre invece di mantenerlo, perché rimarranno sempre gioielli unici. Certo, mi verrebbe da dire l'innovazione nel rispetto della tradizione. Ecco, è proprio così. È corretto? Perfetto. Fantastico. Ecco, senti Aldo, tu sei alla terza o alla quarta generazione? È già la quarta. È già la quarta, è sì, già la quarta, ok, dei figli, quindi, e quindi tra un po' saremo già nella quinta. A quanti anni sei entrato? È giovanissimo, perché io a 19 anni, beh, in realtà ho iniziato a vendere gli Swatch a 16 anni, quindi ero già operativo. A 19 anni invece ho proprio iniziato incarichi operativi, ho lavorato nel nostro laboratorio di Valenza imparando a fare le saldature.
Non ero bravissimo e quindi ho lasciato sempre fare ai tecnici, però almeno ho imparato il mestiere. Certo. Discorso per l'orologeria, ho iniziato a fare i corsi da tecnico a quell'epoca e anche lì non ho avuto gran successo in termini operativi. Però so che la parte degli orologi per voi è un brand, è un settore molto importante, no? Sì, oggi diciamo che al gioiello si è affiancato l'orologio ed è diventato importante quanto il gioiello, perché è anche lui è un bel gioiello, ecco. Solitamente anche qui ho puntato tutto sull'assistenza e sul fatto che mi posso riparare gli orologi in casa con tre tecnici che sono tutti e tre abilitati dalle più grandi case orologiere del mondo. La prima su tutte oggi è Rolex, che ci ha dato subito l'autorizzazione a operare sui suoi movimenti. E questa è un'altra bellissima realtà, perché posso dire oggi che sull'orologeria io sono in grado di fare qualsiasi tipo di riparazione. E questo è un bel valore aggiunto, sia successo, no? Qualcosa davvero di irreparabile. Ecco. Drammatico. Quindi, insomma, se uno viene da voi, si compra un bel orologio, insomma, un orologio di marca, come si suole dire, sostanzialmente sa che poi per tutti gli anni a venire, qualunque tipo di problematica, torna da voi e glielo risistemate. Esattamente così. E questa è una bella cosa, perché poi molte volte i clienti non cercano solo un bel prodotto, no? Ma tutta l'assistenza successiva. Che poi è proprio una cosa tra le più delicate, perché lavorare su questi movimenti che sono microscopici non è da tutti, non basta fare il corso, non basta formarsi, ci vuole una mano giusta, mi viene da dire, essere equilibrati nel toccare le componenti, saper fare delle diagnosi giuste di che tipo di guasto può avere l'orologio e nei casi di vintage essere in grado anche di leggere le mancanze dell'orologio, risolvere le cose mantenendo l'originalità assolutamente, perché il valore di un orologio si mantiene solo con l'originalità assoluta del pezzo. Assolutamente. Quindi raccomando sempre prudenza nel rivolgersi a centri di riparazione solo se sono autorizzati dalle case, altrimenti si rischiano brutte sorprese. Questo è certo, no, questa è una cosa a cui bisogna fare assolutamente molte attenzioni, però insomma loro sono specialisti, quindi nel caso avesse dei dubbi, no, possono venire da voi, Aldo. Assolutamente. Voi verificate che sia tutto a posto. È proprio così, è proprio così, è un servizio che diamo volentieri, si tratta di controlli tecnici, anche di controlli a livello burocratico, perché magari molto spesso si ha un orologio che non si sa, era in famiglia da anni, non si sa da dove arriva, certo. Bisognerebbe verificare magari anche proprio la sua storia e noi questo lo possiamo fare assolutamente. Fate tantissime cose, vedi che insomma il gioielliere non fa solo il gioielliere, ha tantissime attività che poi si racchiudono all'interno di una gioielleria, c'è la parte di front office, quella di back office, c'è il laboratorio, ci sono le riparazioni, c'è il post vendita, insomma, per i clienti, quindi veramente c'è un mondo, no? Sì. C'è un mondo. In quanti siete in questo mondo? Ecco, siamo tantissimi, perché siamo in 18 a Cuneo e in 3 a Valenza, Poe, dove abbiamo il nostro laboratorio. E quindi per una realtà come quella di Cuneo effettivamente è un numero notevole. Un numero notevole, sì. Basta dire che siamo più numerosi noi delle più grandi gioiellerie di Torino, le più blasonate e famose. Certo. Per cui per me è anche orgoglio questo, perché insomma vuol dire che il nostro lavoro è premiato da questo, assolutamente questo sì. Tipo di successo. E io, come fece mio papà, mio nonno e mio bisnonno, cerco di garantire sempre che insomma la qualità e la correttezza delle cose si tramandino. E lo tramanderò ai figli. Speriamo che abbiano voglia di seguirmi. Non possiamo che augurartelo. Speriamo. Assolutamente. Però dobbiamo parlare di questa cosa che è un po' meno piacevole, perché parlare di gioielli è sempre una cosa illuminante, no? Una cosa piacevole e bella. Il Covid, no? Che ha avuto sicuramente un impatto negativo su tutte le attività, però su alcune ha colpito magari determinate cose, su altre un po' diverse. Per quanto riguarda il tuo settore, quali sono le principali problematiche che ha causato questa pandemia? Diciamo così, Covid, oltre a provocare comunque la chiusura dell'attività per 2 mesi e mezzo,
ha anche provocato il fatto che per noi è stato impossibile raggiungere i nostri fornitori, soprattutto quelli di gemme preziose. Dunque ho avuto serie difficoltà di approvvigionamento per ben 4 mesi questo. Adesso per fortuna la situazione si sta stabilizzando, abbiamo già ripreso molti contatti, con certi paesi però siamo ancora fermi, quindi io spero che le cose in effetti si sistemino presto, perché per esempio buona parte dei diamanti si tagliano in India e l'India attualmente non sta tagliando e non sta spedendo le pietre tagliate. Certo. Quindi c'è un blocco in questo momento. Quindi magari tu riusciresti a fare il tuo mestiere oggi, che i negozi insomma hanno potuto riaprire, però naturalmente mancandoti la materia prima da quel fornitore piuttosto che dall'altro, magari non riesci poi ad avere il prodotto finito e quindi poi... Soprattutto se si tratta di personalizzare una pietra, ecco, perché io se si tratta di una pietra standard riesco ad averla, di solito quelle ci sono, ma se si tratta di una personalizzazione, ecco, molto spesso non si arriva a farla. Certo. Quindi ho paura che ci vorrà ancora qualche tempo. Ci vorrà ancora un po', sì, gli esperti dicono, insomma, dovremmo conviverci almeno fino alla fine del 2021, alcuni dicono. Quindi, insomma, diciamo che ormai, come dicono i giovani, siamo entrati un po' nel mood, no? Quindi ci siamo fasati, sappiamo che questo è il periodo, abbiamo adottato e stiamo adottando tutte le precauzioni del caso, però sicuramente dovremmo conviverci ancora un po'. Questo è probabile, ma in effetti anche noi in negozio abbiamo messo le mascherine, i distributori di disinfettante, certo, e i divisori, e poi anche per la merce abbiamo un protocollo, ad esempio, che è veramente serrato, perché io... Sì, giusto, perché tu lo poi li tocchi, quindi... Esatto, potrei anche... È vero che, parliamoci chiaro, passare il virus attraverso il tocco di un oggetto è estremamente difficile, sì. La carica batterica è molto bassa, ma noi comunque stiamo disinfettando gli oggetti, passandoli nei raggi UV, passandoli con dei prodotti disinfettanti, per scongiurare qualsiasi potenziale rischio. Certo. Ci siamo presi proprio molte, molte precauzioni. Sì, sicuramente questo comporterà necessariamente un aumento, no, del lavoro, perché devi fare tutta una serie di cose che prima non dovevi fare, però è, come dire, necessario e opportuno farle, quindi ha complicato comunque nell'operatività. Sì. Anche sotto questo aspetto, ecco. Moltissimo. Però noi, Aldo, siamo ottimisti. Ma sì, no? Non bisogna mica, è una fase. La forza delle idee si chiama questo programma, esatto. Perché l'idea di tuo bisnonno è la forza che continuate a metterci tu, insomma, i tuoi fratelli, la tua famiglia. Giusto, no? Per continuare. Quindi non sarà questo virus che ci ferma. Ma no, infatti noi abbiamo pensato, ma se abbiamo superato 2 guerre mondiali, no? Ma ecco. Vuoi mica che ci... E anche la spagnola, vuoi mica che ci fermi il Covid, dai. Ce la posiamo fare, assolutamente, ma ce la faremo anche perché poi nella grande abbiamo tante belle imprese con persone molto tenaci, perché noi piemontesi, cuneesi, siamo persone comunque che lavorano a testa bassa e cercano di raggiungere il risultato, sì. Quindi non ci faremo abbattere, questa è una cosa bella che sento sia da te e anche dagli ospiti che abbiamo intervistato nelle scorse sere, e questo non può che farmi piacere, perché insomma noi siamo una provincia grande di nome di fatto. È vero, a mio sono avviso, proprio, no? D'accordo, Alessia, e quindi abbiamo tante bellissime realtà che lo dimostrano. Giusto, è vero. Sono tutte grandi realtà, secondo me, ecco. E in effetti il cuneese lavora bene, lavora sodo e i risultati si vedono. Si vedono. Bene, io ringrazio molto il titolare della gioielleria Rabino, Aldo Rabino, per essere stato qui con noi questa sera. Grazie molto. Grazie a tutti. Spero che tornerai a trovarci magari fra molto qualche volentieri. Mese, quando sarà finito il Covid. Ecco. Speriamo, così vediamo il post-Covid come sarà. E grazie molte, cari amici, anche a voi. Seguiteci, torniamo prossimamente con la forza delle idee, con tante altre belle storie di impresa che, insomma, sarà un piacere raccontarvi. Ciao. Grazie.